In questo breve tutorial vedremo come fare delle ricerche all'interno della banca dati SINAL utilizzando i subject headings, cioè il thesaurus della banca dati. Questa modalità è la più consigliata per costruire una ricerca mirata e recuperare articoli pertinenti al nostro quesito. Per utilizzare il vocabolario controllato della banca dati, clicco sul pulsante in alto SINAL Subject Headings. E scrivo nel box un termine che corrisponde al mio quesito di ricerca. Ad esempio, per fare delle ricerche sulle piaghe da decubito, scriverò decubitus ulcers, ricordandomi che nella banca dati la ricerca si può fare solo in inglese. Poi clicco su Browse. Mi viene suggerito di utilizzare il termine di thesaurus pressure ulcer. Per capire se è proprio il termine che corrisponde al mio quesito di ricerca, clicco sull'icona della Scope Note e si apre una finestra con la nota che mi spiega il significato del termine in SINAL, cioè di cosa parleranno gli articoli che troverò usando questo termine per la mia ricerca. Leggo e chiudo la finestra. Ora devo decidere se esplodere o no il termine. Questo fa riferimento alla struttura gerarchica del vocabolario, che parte da termini più generici per scendere in termini via via sempre più specifici. Se clicco su Pressure Ulcer, posso vedere che è più specifico rispetto a Skin Ulcer, che è sopra, ma più generico di Deep Tissue Injury e di Heel Ulcer, che sono sotto. Se non lo esplodo, non cercherò questi due termini più specifici, ma solo Pressure Ulcer. La prima volta che si cerca un argomento, è meglio lasciare la ricerca più ampia, per non escludere troppi articoli che potrebbero risultare utili. Ora torno all'elenco dei termini cliccando su Back to Term List. Devo decidere se cercare il termine come Major Concept, cioè come uno degli argomenti principali trattati negli articoli che troverò con la mia ricerca. È una scelta che conviene fare solo se si sa già che c'è molta letteratura sull'argomento, oppure se abbiamo bisogno solo di leggere qualche articolo per farci un'idea. In tutti gli altri casi conviene lasciare la ricerca più ampia e semmai restringere in un secondo momento. Dunque ho deciso di non restringere troppo la ricerca e di non selezionare Major Concept, ma di selezionare Explode per cercare anche termini più specifici. Fleggando su Explode succedono due cose. Compare un box a destra con il termine che ho scelto e compare una lista di subheadings. I subheadings compaiono anche se seleziono il termine senza esploderlo. Sono dei qualificatori che mi permettono di rendere ancora più mirata la mia ricerca. Se non scelgo nessuno, vengono cercati tutti e questo va bene quando un argomento mi interessa in tutti i suoi aspetti. Ma se ad esempio volessi concentrarmi sulle cause e sulla prevenzione delle lesioni da decubito, potrei scegliere Etiology e Prevention and Control. Se voglio essere sicura che siano i termini giusti, anche per i subheading posso leggere le scope note. Il box a destra si è aggiornato con la scelta dei subheadings, che verranno cercati in alternativa, cioè combinati con l'operatore booleano OR. Se scorro l'elenco dei subheadings, posso trovare delle altre informazioni utili. Una nota storica, History Notes, che mi dice quando è stato introdotto il termine nel vocabolario. In questo caso, utilizzando Pressure Ulcer, so che troverò articoli non più vecchi del 1983. Una serie di termini su argomenti simili, related headings, che possono servirmi come suggerimento per ulteriori ricerche. E infine i termini collegati a quello che ho scelto, alla voce Used for. Questo mi fa capire il vantaggio di utilizzare il thesaurus della banca dati. Ad esempio, se un autore nell'articolo ha usato il termine bad source, io lo troverò comunque usando il SINAL heading pressure ulcer. Con un unico termine prendo tutte le varianti e i sinonimi, risparmiando tempo e fatica e senza perdere articoli utili per la mia ricerca. Dunque, ora che ho impostato la ricerca, posso lanciarla cliccando su Search Database. E arrivo direttamente ai risultati nella banca dati, cioè ai documenti che parlano di eziologia o prevenzione delle lesioni da decubito.